Cosa ne pensi dei politici che indicano l'euro come causa di ogni male? Hanno ragione o cercano di indicare un bersaglio facilmente spendibile in campagna elettorale? Non è tanto un problema dell'euro in quanto moneta, perché ormai si è superata questa problematica. Il problema ormai è prevalentemente politico, che ci sono due aree, un'Europa che vuole maggiore integrità, maggiore integrazione, maggiore sviluppo delle caratteristiche dell'Unione Europea, e un'altra Europa che invece, cavalcando appunto le spinte populiste, come dire, la rabbia anche della gente nei confronti di ciò che non conosce, come molto, molto spesso succede, sta spingendo appunto per il ritorno alle valute nazionali. Se dovesse accadere un ritorno di questo genere, quali sarebbero le conseguenze a livello sia economico che politico? Ma allora, stiamo veramente nel campo dell'alea, perché nessuno sa veramente che cosa può succedere. Cosa pensi di un'eventuale trasformazione della BCE in stile Fed americana? Credi sia un passaggio inevitabile per la stabilità dell'Eurozona? È facile pensare che semplicemente stampando moneta si risolve tutto, ma non si può risolvere una crisi di debito, tra le altre cose, perché poi in realtà è una crisi sociale, una crisi economica, una crisi finanziaria, è una crisi appunto di debito. Non si può pensare di risolvere una crisi di questo genere, semplicemente creando altro debito. Siamo in piena campagna elettorale, negli Stati Uniti e quindi la mia domanda è come pensi che, le elezioni, influiranno effettivamente sull'andamento dell'economia non solo degli Stati Uniti ma anche quella europea? Se ci fosse stata un'America molto più forte anche a livello negoziale, probabilmente la crisi dell'Europa sarebbe finita con un po' più di anticipo, ecco, perché è chiaro che le sfide che attendono l'America dipendono anche dall'Europa e da ciò che sta facendo. Io mi ricordo al G20 di Cannes dello scorso novembre, quindi un anno fa, i funzionari statunitensi erano assolutamente spaventati da ciò che stava succedendo in Europa, più che altro perché c'era una totale incertezza su ciò che sarebbe poi successo. Pian pianino, per fortuna, sono arrivate le misure della Banca Centrale Europea, che si sta sostituendo di fatto ai governi, di fatto si sta sostituendo ai politici. E quindi è chiaro che anche gli Stati Uniti giocano un ruolo assolutamente minoritario, secondo me, in questo grande gioco. Data la tua esperienza, anche e soprattutto sul web, potresti dirmi qual è il livello reputazionale delle banche sul web e quali dovrebbero essere le azioni di comunicazione che potrebbero implementare? Da una parte ci sono le persone che odiano le banche. Perché? Perché non le capiscono. Ci sono tantissime persone che non comprendono il vero lavoro che stanno facendo le banche e soprattutto le difficoltà. Le banche forse dovrebbero aprirsi un pochino di più, dovrebbero comunicare un pochino di più, arrivare un po' di più alla persona comune. Perché in realtà dal momento che l'informazione diventa ottimale anche nel rapporto con la clientela, ecco, lì probabilmente anche le banche potrebbero essere meno odiate. La crisi ha portato le persone ad interessarsi maggiormente di temi economici, dei massimi sistemi, oppure sono ancora argomenti lontani dal sentire comune? Sicuramente c'è molta più gente che negli ultimi 12 mesi si è avvicinata al mondo economico con molta curiosità, perché vogliono capire che cosa sta succedendo. Dall'altra parte, probabilmente, come dire, anche noi giornalisti dovremmo fare un po' più di aggiornamento continuo, perché il mondo appunto sta cambiando, ci sono determinati mercati che stanno cambiando e quindi se non riusciamo a capirli noi, non possiamo spiegarli agli altri. Rispetto agli altri membri del G20, com'è messa la trasparenza finanziaria dell'Italia? Quello è uno dei gravi problemi dell'Italia. È venuto fuori che dal punto di vista della trasparenza finanziaria l'Italia è assolutamente indietro, anzi non è riuscita nemmeno a mantenere gli impegni che aveva preso durante il G20 di Cannes. Questo perché? Perché purtroppo c'è un abbraccio mortale tra le banche e la politica. Una maggiore diffusione di open data rilasciati dalle istituzioni italiane può scoperchiare vasi di Pandora e peggiorare o vanificare gli sforzi fatti finora? Beh, il rischio esiste. Il rischio esiste, cioè è una domanda molto intelligente perché appunto se tu vai a scoperchiare un piatto dove tutti hanno mangiato negli ultimi 20 anni, beh, magari qualcosa sotto ci trovi, quindi probabilmente sì.
E l'open data potrebbe creare dei fastidi a tanti, a molti, ecco. Mi piacerebbe avere un tuo punto di vista sul decreto che spero approvino oggi, Digitalia. Cosa si può dire? Si può dire che sarebbe un cambiamento assolutamente epocale. Si può dire che se veramente fosse portato avanti questo discorso in modo serio, competente e l'attuazione fosse fatta in modo efficace, sicuramente l'Italia diventerebbe, non dico uno dei paesi più avanzati d'Europa, perché quello forse è un po' troppo, ma sicuramente si metterebbe al pari di tanti altri paesi, anche solo i nostri vicini francesi. Quali sono secondo te gli scenari possibili per la competitività italiana che tutto sommato soffre di un deficit sia in termini di innovazione, cioè digitalizzazione come menzionavi tu prima, che di internazionalizzazione? I gap dell'Italia, torniamo sempre alle solite cose, sono gap strutturali, sono gap che non possono essere risolti dall'oggi al domani e soprattutto sono lacune che sono figlie di una determinata società che purtroppo non è ancora avanzata al punto da informarsi e arrivare alle soluzioni. Quali sono le tre mosse lungimiranti economiche che questo esecutivo dovrà per forza portare a casa prima della fine della legislatura? Prima insieme a cosa tagliare le tasse alle imprese, perché le tasse per le imprese sono assolutamente troppo elevate. Un'altra cosa che potrebbe fare, in effetti, è il taglio della spesa pubblica, il taglio degli enti inutili, che noi abbiamo tutta una serie di enti completamente inutili per cui paghiamo. Terza cosa, beh, la semplificazione territoriale, cioè abolizione delle province è già un inizio. È difficile. Certo che è difficile, perché? Perché sono tutti stipendi, tutte poltrone che vanno pagate. Fare anche già solo questo entro la fine della legislatura non sarebbe male.